globalizzazione sta presentando a tutto il mondo il suo conto, che non è un conto positivo, fatta da pazzi autentici, gli illuminati, i fanatici. Negli anni 90 chi governava, una setta di pazzi illuminati e fanatici, ha deciso che il mondo doveva andare, era la terza via di Clinton. Un gruppo di, diciamo, di illuminati, banchieri diventati statisti, politici diventati pensatori economici, falsi profeti, solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no. 1975. Robert Anton Wilson e Robert Shea pubblicano una trilogia intitolata Illuminatus. La trama racconta dell'esistenza di una potentissima società segreta che governa occultamente il mondo, gli Illuminati. Il simbolo è quello di una piramide con un occhio al centro, a immagine e somiglianza di una creatura degli abissi marini, il Leviathan. Il signor Steve Jackson, nel 1981, ideò un gioco chiamato Illuminati New World Order, ispirato proprio a questa trilogia. I giocatori assumono il controllo di potentissime società segrete, e fin qui niente di strano, se non fosse che secondo le dichiarazioni dello stesso Jackson, la mattina del 1 marzo 1990, senza alcun preavviso, dei servizi segreti statunitensi armati fino ai denti inviati da George Bush Senior piombarono nei suoi uffici, concentrando la loro attenzione sulla ricerca di un particolare file chiamato Illuminist BBS. Il sequestro dei computer, le stampanti laser, gli abusi di potere convinsero Jackson a rivolgersi alla giustizia statunitense, chiedendo e ottenendo il risarcimento dei danni. Ma se Jackson aveva ragione, quale arcano motivo avrebbe potuto indurre Bush a infrangere la legge pur di impossessarsi dei file di quello che in fondo era soltanto un gioco da tavola? Chissà che il file illuminist.bbs non contenesse informazioni top secret. Osserviamo le carte da vicino, e in particolare i titoli e disegni che le descrivono. C'è la riduzione del numero della popolazione mondiale, avvelenando il loro cibo, attraverso pandemie artificiali, e ancora vaccini velenosi, finti attentati terroristici, il tutto condito da conflitti fra autorità e cittadini, portando le popolazioni terrestri a un tale livello di confusione e disperazione da arrivare ad uccidersi l'un l'altra in nome della pace. Ecco a voi la Terrorist Nuke. Osservate il disegno, l'altezza dell'esplosione, il suo colore, la forma e quale delle due torri viene colpita. Questa carta sembrerebbe raffigurare esattamente lo schianto dell'aereo di linea statunitense dell'11 settembre del 2001, eppure è stata pubblicata nel 1995. Non manca nulla, neppure l'edificio numero 7, quello che crollò apparentemente senza alcun motivo, indicato nella carta in basso a sinistra, con il simbolo degli Illuminati, il triangolo con l'occhio onniveggente, il centro di controllo delle operazioni? Ma no, è solo una coincidenza. Coincidenza è anche questa carta che mostra il Pentagono in fiamme. E cosa dire di quest'altra? La oil spill, che ci mostra un gravissimo disastro ambientale provocato da una copiosa fuoriuscita di petrolio, evento realmente accaduto nel Golfo del Messico nel 2010 in seguito all'esplosione di un'importante piattaforma petrolifera. E ancora, guardiamo la carta International Weather Organization, che raffigura un aereo che trascina con sé una nuvola, provocando un tornado artificiale teleguidato, il tutto mostrando antenne sullo sfondo, mentre uno scienziato fa delle annotazioni, che siano quelle del progetto HARP. Sembra proprio che nel 1995 qualcuno volesse informarvi che un giorno il vostro clima sarebbe stato modificato ricorrendo ad aerei, che rilasciando esce chimiche e tramite le onde elettromagnetiche avrebbero potuto scatenare uragani a comando. Chissà che quello che ha colpito gli Stati Uniti non sia stata una dimostrazione di forza da parte degli Illuminati nei confronti delle autorità governative ancora fedeli ai cittadini americani. Ma no, non datemi retta. Io sono soltanto un uomo mascherato che si chiama Nessuno. E non date retta neanche a questa carta chiamata Combined Disaster. Ma
imporre dell'orologio che cade su persone che fuggono terrorizzate, e neppure dare retta a quella che ci mostrano tsunami abbattersi su edifici che sembrano proprio una centrale nucleare. Sarà sicuramente un caso che nel 1995 qualcuno abbia disegnato delle carte che sembrano ritrarre quanto accaduto l'11 marzo 2011, quando un terremoto si abbatte sul Giappone, incrinando la torre dell'orologio, simbolo di Tokyo, esattamente la stessa raffigurata sulla carta. E un maremoto, guarda caso, si abbatté sulle centrali nucleari di Fukushima, facendo esplodere dei reattori e provocando radiazioni per centinaia di chilometri, nonché il riversamento nello stesso oceano di migliaia di tonnellate di acqua radioattiva, contaminando e mutando per sempre fauna e flora marina. Argomento che a quanto pare i servizi di informazione ufficiale non stanno più toccando. E sapete perché? Perché, signore e signori, è tutta una coincidenza. Gli illuminati sono fantasia, io stesso sono fantasia, e quindi è fantasia quanto sto per dirvi, ovvero che i vertici degli illuminati stessi sono soltanto 9 e non rappresentano tutta la piramide di potere, ma soltanto il decimo gradino, e che l'unico motivo per cui stanno perdendo il controllo del mondo, come paradossalmente previsto dalle loro stesse profezie, è che, smettendo pacificamente di servirli, l'umanità di cui porto il nome riprenderà il controllo di se stessa, del pianeta e del suo destino, tornando libera, così come era stata creata. Un abbraccio, Adam.